Sono Franco Arcovito e oggi nel mio programma 360 gradi voglio solo segnalarvi una breve sintesi della presentazione di uno spettacolo teatrale che alla prima di sabato 19 maggio non mancherò di essere. Perché andrò alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina a godermi La Nera, e questo è il titolo dello spettacolo? Perché, pur conoscendo le grandi capacità dell'eclettico regista Nicola Calì, sono curioso di vedere come lui e i suoi attori abbiano sviluppato un argomento così intrigante che si focalizza sull'epoca e sul giornalista, scrittore e persino pittore Dino Buzzati. Vediamo. Ed oggi sono particolarmente felice perché appunto parliamo di Dino Buzzati e quindi è un invito anche alla lettura per me, ecco, di Dino e alla ripresa di Dino Buzzati, e parliamo soprattutto dello spettacolo che Nicola Calì ha dedicato a Dino Buzzati, La Nera. Ecco, ne parliamo ovviamente con l'esperto, cioè il professore Cucinotta, e nello stesso tempo Nicola ci introdurrà in questa sua messa in scena dello spettacolo. Avremo con noi anche Gianni Di Giacomo, che leggerà alcune parti, diciamo, uno degli interpreti che è uno degli interpreti principali. principali, e ci sono tra di voi anche, penso, No, c'è anche degli la persona che interpreta di non muzzare, sono tanto. Ecco, Abbiamo Dino qua, eh. avremo modo di certamente di vederlo, insomma, in qualche di seguirlo. Io mi taccio perché questo, diciamo, il mio compito era quello estemporaneo di presentare i protagonisti di questa serata, e ovviamente vi rinnovo l'invito a vedere lo spettacolo sabato Sabato, alle due orari, 7:30 e 21, diciamo 17:30. 80 minuti lo spettacolo, 85. Bene, adesso a questo punto passo la parola a chi? Al professore Cucinotta, che introduce un po' lo spettacolo o che dialoga Devo con far l'opera. parlare per primo Dino Buzzati con la voce dell'attore che lo interpreta. Perfetto, allora passiamo a me, giusto. Con il monologo Mi che seguo. ho intercettato un testo che ho trovato in giro e che mi ha colpito molto, perché mi ha stupito questa prospettiva che nel monologo di sentire adesso, di questo personaggio che è uno scrittore che si vede in realtà come un pittore. Però adesso, se vuole avere il microfono, lo faccio, no? Va bene. Ok, a te la parola. Il fatto è questo. Io mi trovo vittima di un crudele equivoco. Sono un pittore, il quale per hobby, durante un periodo purtroppo alquanto prolungato, ha fatto anche lo scrittore ed il giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa. Le mie pitture, quindi, non le può prendere sul serio. So benissimo che il mio gigantesco talento di pittore avrà un giorno il suo riconoscimento. Ma per ottenere questo bisogna che io prima defunga. In bocca al lupo, ci risentiamo la prossima volta, a 360 gradi, naturalmente.